Ci sono dei ritardi e me ne rammarico per prima, perché Onna è per me la mia storia, la mia origine, il paese di mio padre. Ci sono dei ritardi che non sono solo ad Onna e che sono stati purtroppo determinati dal ritardo dell'assegnazione delle risorse, dal ritardo con cui si è iniziato il lavoro nei centri storici. So che l'amministrazione comunale ha in cuore di affidare alle frazioni le prime risorse che arriveranno, quindi credo che questa situazione si possa sbloccare. Risponde così la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane ai cittadini di Onna, frazione che, come altre decine di frazioni del comune dell'Aquila, devastate dal sisma del 2009, attendono da 6 anni e 2 mesi che finalmente aprano i cantieri della ricostruzione e che il rumore delle betoniere si sostituisca al mantra delle promesse e delle rassicurazioni. Una vergogna per molti sfollati esasperati, anche perché ad Onna, in base al cronoprogramma della ricostruzione e della destinazione dei fondi, i lavori devono partire nel 2013 e concludersi quest'anno. I ritardi ci sono stati, ammette la Pezzopane, si è perso tempo prezioso, ma per colpa dei governi precedenti. Respinge al mittente però l'accusa rivolta ai politici di farsi vedere tra le macerie dei paesi solo in campagna elettorale. Quanto alle passerelle, questa è un po' una cosa antipatica, perché molto spesso veniamo invitati, se non si va si arrabbiano, se si va c'è sempre quello che dice: sono venuti a fare le passerelle. In realtà, quando si è invitati, bisogna andare.